Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Fratelli e sorelle, buonasera. Iniziamo subito questo nostro insegnamento cominciando leggendo un brano della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Però vi chiedo di non leggerlo con me, ma di ascoltarlo soltanto e guardando il video. E magari contare i nomi che io dico. Sono le persone che Paolo saluta, con che calore le saluta. Si vede che con ognuna di esse Paolo ha una relazione profonda, una relazione autentica. E pensate, queste sono solo le persone di una comunità. Paolo conosce gente di molte comunità e sicuramente anche con quelle avrà altrettante relazioni intense, profonde. Paolo è un uomo con tante, tante, tante relazioni. Dunque magari, ecco, mentre ascoltate dentro di voi, contate i numeri che io, i numeri delle persone che nomino, quante sono, e gustate l'intensità di rapporto che Paolo ha con ciascuna, magari descritta con una semplice frase molto veloce. Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencre. Ricevetela nel Signore come si conviene ai credenti e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa. E ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio caro Epeneto, primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristobulo. Salutate Rodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Perside, che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, la madre sua che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible, nada es imposible. Prima di commentare questa lettera, secondo quello che a noi oggi interessa dire, rileggiamo il versetto 5 del capitolo 16 della lettera ai Romani. Sta parlando di Prisca ed Aquila e dice: salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Quindi c'è una comunità ampia e poi tante piccole comunità che si riuniscono nella casa di qualcuno. Assomiglia proprio alle nostre cellule, o forse noi assomigliamo un pochino a loro. Bene, ma torniamo al nostro intento. Domenica pomeriggio sono stato a Laverna e come sempre quando vado in questi posti, perché non ci vado spesso, e sapete voi quanto è difficile trovare un prete, ho deciso di confessarmi. Il Signore ha suscitato in me questo desiderio, forse è meglio dire così. E proprio lì vicino alla cappella delle stimmate
sono andato a confessarmi e un fraticello, un padre anziano, ma fraticello sicuramente nello spirito, con un bellissimo sorriso, sono stato veramente fortunato, mi ha detto una frase che mi ha fatto molto riflettere, anche se lì per lì non mi ha convinto molto, fin quando poi da solo non me l'ha spiegata. Mi ha detto, onestamente non sapevo neanche bene cosa c'entrasse con i miei peccati, ma mi ha detto: più relazioni hai e più sei realizzato. Più relazioni hai e più sei realizzato. E io per lì ho detto: sì, bella questa frase, veramente bella. Mi mette alcuni dubbi perché mi dà l'idea un po' dello psicologico, l'essere realizzati, ma forse chi è realizzato, chi ha tanti, chi si realizza nel lavoro, forse chi schiaccia gli altri. Questa parola realizzato un po' mi sembra un po' imprecisa, però bella, più relazioni hai, più sei realizzato. Allora anche noi con le cellule, che chiediamo a chi vi partecipa di aumentare il numero delle relazioni, forse non siamo proprio fuori strada. Ma poi mi ha veramente illuminato. Perché guardandomi, forse leggendo nel mio sguardo un non so che di mancanza di convinzione su ciò che lui mi aveva detto, ha affermato quest'altra cosa. Come Gesù, che ha una relazione con tutti. Lui è il più realizzato di tutti gli uomini. Proprio perché ha una relazione con tutti. Lui è l'uomo più felice, perché ha una relazione con tutti, e con tutti ha una relazione personale. E noi saremo felici, lui ha usato la parola realizzati, potremmo usare la parola salvati, a seconda del numero di relazioni che riusciremo ad avere. Dobbiamo aumentare le nostre relazioni. E allora vai fratelli, andate tranquilli, stringete le mani con calore, salutate la gente che incontrate per via con gioia. Non vi importi se sono solo conoscenti, dimostrate col calore. E non abbiate paura di invitare a bere un caffè, di proporre uno scambio di parole. Buttatevi, andate. Più relazioni avete e più sarete. Noi oseremmo dire anche che più relazioni abbiamo e più saremo evangelizzati. Salutato Gesù Cristo. Llévame de nuevo al corazón.